classificano le mutilazioni genitali femminili, non credo sia il caso di entrare nel dettaglio, ma è bene intendersi come termini generali, sono classificate in base alla, molte altre malattie, in base alla gravità della mutilazione. Quindi si va dal primo tipo in cui si ha solo l'eccezione, comunque la mutilazione grave, l'eccezione del prepuzio, con o senza l'eccezione da parte dell'intera clitoride, questa è la più comune, riguarda circa l'80% delle forme di mutilazione, a quella di secondo tipo in cui vengono portate anche piccole labbra, quelle di terzo tipo che sono assolutamente devastanti. Recentemente nel 2007 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha introdotto una nuova classificazione con diversi sottotipi per meglio classificare. Quali sono gli aspetti così quantitativi sono già stati dati? Circa 140 milioni di donne nel mondo, 40 paesi coinvolti, 2-3 milioni di bambine che ogni anno vengono mutilate. In Italia la stima è molto difficile, è stata fatta credo a settembre un'indagine dall'Istituto Piepoli, non mi ricordo bene, in cui è stato valutato con molte difficoltà che le donne mutilate presenti in Italia sono circa 100.000, di cui sono 100.000 con la rischio, un terzo, 40.000 circa mutilate, e di queste 40.000 un terzo almeno risiede in Lombardia, per l'ovvia considerazione che la maggior parte degli immigrati, per questo che i dati generali recenti stanno in Lombardia. Le motivazioni sono già state dette, non sono di tipo religioso, ma culturale, rituale, possiamo discutere a lungo. Quali sono le complicazioni? Ma anche qui le complicazioni dipendono da quanto tessuto viene asportato, dalla capacità dell'esperienza, anche in questo caso dell'operatore, dalle condizioni igieniche in cui viene praticato, dalle condizioni di salute della bambina. Come tutte le patologie, ci sono complicazioni immediate, emorragia, shock, che non vediamo, poi complicazioni a medio e a lungo termine sono già state ricordate, in particolare cicatrizzazioni degli organi sessuali, rapporti sessuali dolorosi, fistole, e quello che interessa da un punto di vista ostetrico sono soprattutto le complicazioni estetiche che sono date da un rallentamento del periodo espulsivo del feto, quindi dal periodo, dal tempo in cui transita lungo il canale genitale, che quanto più è lungo, quanto più è a rischio di causare ipossia fetale, quindi danni anche sul neonato in stanza. E in più ci sono complicazioni materne dovute alla, determinate da lacerazioni importanti dei genitali che poi devono essere evidentemente riparate. E il medico, e quindi noi medici italiani e europei ci troviamo ad affrontare soprattutto le sequele, le complicanze mediche tardive, perché il più immediato ovviamente quali sono i motivi per cui una donna con una mutilazione genitale femminile si presenta nei nostri servizi con una visita medica? Sono diversi, dal dolore addominale diffuso, e dismenorrea, cioè una situazione molto dolorosa, o rapporti sessuali dolorosi, presenza di ascessi, di cisti, e poi arrivano ovviamente anche richiedendo l'interruzione volontaria di gravidanza, aborto spontaneo o parto. Ripeto, noi abbiamo dovuto affrontare questa tematica costruendoci delle informazioni e della capacità di intervento. Inizialmente ci siamo un po' autogestiti, devo dire che da molti anni c'è sensibilità anche su questo argomento e sono stati fatti diversi corsi, nella scuola di specialità di psicologia si fanno dei seminari ad hoc sulla questione, e quindi c'è una sensibilità, e l'IRE sta organizzando un corso di formazione che raggiungerà i diversi operatori. Le cose più importanti che abbiamo dovuto imparare a capire è che ci vuole uno spirito di accoglienza, di rispetto, di accettazione, non bisogna avere atteggiamenti di sorpresa, di curiosità, bisogna fare manovre semiotiche molto delicate, molto attente, sempre comunque su qualsiasi norma, questo sia ben chiaro, e quindi proprio avere molta empatia per queste. Tutto va trattato con delicatezza, con rispetto, se possibile coinvolgere anche i mariti. Per quel che riguarda il parto, il problema specifico della donna con
protezione genitale femminile, occorre ricordare che non vi è assolutamente indicazione assoluta al TC, non è necessario, non obbligatorio volontario questa parte. Se è possibile fare una deinfobulazione a metà della gravidanza, durante il travaglio di parto, essere più delicati, più fisiologici possibili, sicuramente va fatto un'episiotomia che in altri casi si dovrebbe evitare, abbastanza ampia, con particolare tecnica, nel caso di entrare in dettaglio, e poi stare molto attento alle complicazioni. Qual è sul problema delle pazienti provenienti dall'Africa con mutilazioni genitali femminili? L'ospedale San Carlo di Milano, dove opera l'ospedale San Paolo, hanno una particolare esperienza, perché da 10 anni, proprio in questi giorni, scadono di decennio, che è iniziato nel febbraio-marzo del 2000, funzionano un centro di aiuto ascolto per le donne immigrate. Centri di ascolto che hanno cercato di, che hanno apportato una metodologia particolare per affrontare le tematiche dell'immigrazione e delle richieste delle donne immigrate e della nazionalità. Questi centri sono caratterizzati da una presenza multidisciplinare di più figure femminili, tutti i femminili, certo, cercato di affrontare meglio il problema delle immigrazioni genitali, c'è la ginecologa, l'ostetrica, la sociale, la psicologa, e soprattutto le mediatrici culturali, che sono la novità, l'aspetto più importante di questa attività, ovviamente molto impegnativa, molto difficile da portare avanti, comporta anche ovviamente delle spese, e che però grazie alla sensibilità dei nostri amministratori siamo sempre riusciti a portare avanti e addirittura ad implementare. I due centri funzionano con la stessa metodologia, c'è stata un po' una suddivisione degli impegni in base alle caratteristiche dell'immigrazione presente nei nostri territori. Al San Carlo, per esempio, siamo molto ferrati sui paesi dell'est e sui pazienti che provengono dai campi nomadi circostanti. San Paolo ha sviluppato invece una maggior competenza proprio sulla immigrazione araba in generale, musulmana e in particolare poi la Bari. In termini numerici cosa vediamo? Noi facciamo circa 200 tra i 2.600-700 donne all'anno, 2.000-2.500 prestazioni, il 20% circa dei pazienti provengono da paesi in cui è presente il fenomeno della mutilazione genitale femminile, quindi donne a rischio. La maggior parte provengono dall'Egitto, perché è una delle nazionalità più rappresentate in Italia, dove presente di tribolazione di primo tutto, quindi tra virgolette la melanoma. Quindi da un punto di vista strettamente medico, negli ultimi 5 anni sono stati praticati solo, tra virgolette, perché è importante, una trentina di medici di tribolazione prima del parto, pazienti che presentavano problematiche particolari proprio nella